Con 179 sì e 17 no, approvata la riforma del Senato, ma Forza Italia, Movimento 5 Stelle e Lega hanno disertato il voto. Molto contestato l'intervento dell'ex presidente Napolitano, durante il suo discorso le opposizioni hanno abbandonato l'aula di Palazzo Madama. Nella legge di stabilità il limite per l'uso dei contanti sarà portato da 1.000 a 3.000 euro a livello della media europea. È un modo per rilanciare i consumi, dice il premier Renzi. Soddisfatti i commercianti, critico Bersani. Così si incoraggiano riciclaggio e corruzione, afferma l'ex segretario del Partito Democratico. Non si ferma l'ondata di attacchi terroristici palestinesi in Israele. Ieri a Gerusalemme 3 ebrei sono stati uccisi, altri 20 sono stati feriti in 2 attacchi. Premier Netanyahu annuncia la linea dura, useremo ogni mezzo, anche l'esercito, per riportare la calma. Si chiude com'era iniziata l'avventura europea della nazionale di Antonio Conte con una vittoria sulla Norvegia. A Roma gli azzurri vanno sotto ma rimontano con le reti di Florenzi e Pellè, si aggiudicano il primo posto nel girone. Ma al sorteggio di Parigi l'Italia non sarà testa di serie. In questo momento una buona giornata dal telegiornale, telegiornale che apriamo raccontandovi la cronaca delle ore che hanno portato all'approvazione della riforma costituzionale per il Senato. Come avete sentito anche dai titoli, si è superata abbondantemente la maggioranza necessaria, questo però non ha significato che non ci siano state moltissime contestazioni. Il Senato approva la riforma costituzionale, 179 sì, 7 astenuti, 16 no. È il terzo passaggio parlamentare. Le opposizioni scelgono di non partecipare al voto, con Lega e 5 Stelle che escono dall'emiciclo, Sel, gran parte di Forza Italia e i fittiani che restano. Due senatori azzurri votano sì, Bocca e Villari, altri decidono di votare no. Quattro sono i dissidenti del PD, Tocci, Mineo, Tronti e Casson. Con la maggioranza votano i 13 verdiniani che rivendicano coerenza con il sì di un anno fa alla riforma. Renzi esulta con un tweet, grazie a chi continua a inseguire il sogno di un'Italia più semplice e più forte, le riforme servono a questo, la volta buona. Una bellissima giornata, ci ho sempre creduto, dice la ministra per le riforme Boschi. Le opposizioni protestano, seppure con toni più soft rispetto ai giorni precedenti. I grillini scelgono di dare le spalle alla presidenza, mentre interviene il loro capogruppo Castaldi. Proteste ci sono anche quando, a sostegno della riforma, interviene Napolitano. Scilipoti mostra cartelli con la scritta 2011, l'anno delle dimissioni di Berlusconi, da Presidente del Consiglio, che il Cavaliere attribuisce proprio all'ex capo dello Stato. Abbandonano l'aula i 5 Stelle, la Lega, molti senatori azzurri. I pentastellati postano la foto di Napolitano a colloquio con Verdini. Ecco chi si appresta a stravolgere la Costituzione, scrivono. L'obiettivo delle opposizioni ora è cancellare la riforma con il referendum. Sento puzza di olio di ricino, sembra la Costituzione di Licio Gelli, perderete Roma, poi il referendum e poi le elezioni, assicura il leghista Calderoli. I 5 Stelle denunciano un rischio autoritario con la riforma e criticano l'immunità concessa ai consiglieri regionali che siederanno nel nuovo Senato. Altro che conservatorismo, noi vogliamo cambiare il Paese, ma non una delle nostre proposte è stata accolta, accusa Castaldi, ma con il referendum la democrazia tornerà a casa e sarà bello esserci. Oh, comunque l'iter per l'abolizione, diciamo così, o comunque per la riforma del Senato non è certo concluso, bisognerà poi, come sapete, arrivare anche al referendum. Intanto invece ci dobbiamo occupare delle scadenze più immediate, come quella della legge di stabilità. Domani, giovedì, il Consiglio dei Ministri si riunirà, intanto arrivano alcune anticipazioni, una di queste riguarda l'uso del contante che è stato aumentato. L'ultima novità è di quelle destinate a far discutere. Nella legge di stabilità 2016, che uscirà dal Consiglio dei Ministri di domani, sarà compreso anche l'aumento del limite all'utilizzo del contante, che dagli attuali 1.000 euro, anzi 999,99, soglia introdotta dal governo Monti con il fine di aumentare la tracciabilità e combattere meglio evasione e riciclaggio, sarà portato a 3.000 euro.
Una misura volta a favorire i consumi, ha sostenuto ieri il Premier Renzi, e che ci allinea all'Europa portandoci ai livelli della Francia, che però ha recentemente abbassato il tetto da 3.000 proprio a 1.000 euro, seppure con una procedura diversa rispetto alla nostra. Un annuncio che ha suscitato il plauso delle associazioni dei consumatori e dei commercianti e in ambito politico di Area Popolare e Scelta Civica, e la dura reazione di sindacati e minoranza PD. Bersani ha detto che la nuova norma favorirà evasione e riciclaggio. Ma naturalmente la legge di stabilità sarà molto altro, tecnicamente straordinaria, l'ha definita il Premier. I punti fermi saranno l'abolizione della TASI sulla prima casa e dell'IMU agricola e sui macchinari imbullonati, il superammortamento per le imprese che investiranno in beni strumentali e il piano antipovertà. Il bonus da 80 euro, ha confermato ieri il Presidente del Consiglio, diventerà strutturale e si interverrà sulle partite IVA con un'azione sul regime dei minimi. Il taglio dell'IRES dovrebbe essere avviato già il prossimo anno, ma quale sarà la sua entità dipenderà moltissimo dalle risorse disponibili, vista anche una spending review decisamente al di sotto delle attese. Oggi il Corriere della Sera parla di soli 5 miliardi di risparmi, compresi i due derivanti dal minore aumento dei fondi per la sanità, per il quale le regioni sono sul piede di guerra. Rimandato di qualche mese invece l'intervento sulla flessibilità in uscita, sulle pensioni non vogliamo fare pasticci come in passato, ha dichiarato Renzi. Parliamo ancora di soldi, parliamo però di finanziamento ai partiti, se ne discuterà oggi al Senato, ci sarà quindi un altro voto e anche lì si prevedono sicuramente tensioni, perché il testo in questione è firmato dal deputato del Partito Democratico Boccadutri e il suo obiettivo è quello di sbloccare i soldi destinati ai partiti e relativi agli anni del 2013 al 2014, in tutto si parla di circa 45 milioni di euro, saltando però di fatto ogni controllo sui bilanci previsti invece dalla normativa in vigore. Al suo passaggio in aula la legge già provocò accese proteste, in particolare dal Movimento 5 Stelle, ma non solo. E sicuramente forti tensioni ci saranno anche per quello che riguarda le unioni civili, ma non adesso, nel senso che la legge è stata sì incardinata, ma per l'appunto dovendo discutere sempre al Senato di finanziamento ai partiti, probabilmente se ne riparla agli inizi del 2016. È comunque la prima volta che una legge sulle unioni civili arriva fino a questo punto. Dopo le riforme costituzionali il PD incassa un altro punto sulle unioni civili. Dopo aver bocciato le proposte di rinvio dei centristi e di una parte di Forza Italia, l'Aula ha infatti confermato il calendario voluto dal Governo e approvato dalla conferenza dei capigruppo, incardinando il testo prima della legge di stabilità. Slittato quindi l'esame e il via libera finale che arriverà con tutta probabilità all'inizio del prossimo anno. Se l'accelerazione voluta dal Premier trova terreno fertile nel PD, che si presenta compatto con il Movimento 5 Stelle, SEL e ALA, viene invece vissuta come una forzatura da parte degli oppositori. In prima linea, sulle barricate, ci sono gli alleati di governo di Area Popolare. Il nodo riguarda la stepchild adoption, cioè la norma che permette di adottare il figlio naturale dell'altro partner. Tema indigesto anche una parte di Forza Italia, che punta il dito contro la calendarizzazione. È una scelta propagandistica inutile e sbagliata, fatta per celebrare l'ennesima puntata dell'eterno congresso del PD, violando la Costituzione e il regolamento, accusa il senatore azzurro Maurizio Gasparri. Ieri Renzi ha sottolineato che su alcuni temi, come appunto quello delle adozioni, non ci sarà una posizione del governo e ognuno deciderà secondo coscienza, augurandosi comunque che nelle prossime settimane si riesca a trovare, senza furori ideologici, un punto di caduta sul DDL, sul quale di fatto al 95% c'è l'accordo di tutti. Parole che sono riuscite a ricompattare la parte più cattolica del PD, ma non i centristi, dai quali non arriva nessun segno di pacificazione. In Lombardia adesso, per l'inchiesta sulla sanità che ha portato all'arresto del vicepresidente della regione Mario Mantovani, domani gli interrogatori di garanzia. Da assessore alla sanità avrebbe truccato una gara d'appalto da 11 milioni di euro sul trasporto dei malati dializzati. Da sindaco e senatore del PDL avrebbe avuto un architetto a sua esclusiva disposizione per fargli fare lavori gratis nelle sue case e per il comune di Arconate, di cui era sindaco, senza versare mai una parcella. In cambio il professionista sarebbe stato ricompensato facendogli ottenere importanti commesse pubbliche in ospedali e scuole.
Con le accuse di corruzione aggravata, concussione e turbativa d'asta, il vicepresidente della Regione Lombardia Mario Mantovani è stato arrestato dalla Guardia di Finanza ieri mattina, proprio nel giorno in cui avrebbe dovuto partecipare a un convegno sulla legalità e trasparenza. Giovedì a San Vittore, l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP. In carcere sono finite altre due persone, il suo più stretto collaboratore Giacomo Di Capua e l'ingegnere del provveditorato opere pubbliche per Lombardia e Liguria, Angelo Bianchi. Oltre ai tre arrestati ci sono 12 indagati nell'inchiesta della Procura di Milano, tra cui l'assessore leghista lombardo all'economia Massimo Garavaglia. Con lui, scrive nel suo provvedimento il GIP Stefania Pepe, Mantovani avrebbe truccato la gara bandita da un pool di tre ASL per l'affidamento del servizio di trasporto di soggetti nefropatici sottoposti a un trattamento dialitico, in modo che rimanesse in mano le associazioni di sempre. I fatti sarebbero stati commessi tra il 6 giugno 2012 e il 30 giugno 2014. È l'ennesima bufera giudiziaria che si abbatte sull'ente regionale lombardo dal 2013 guidato da Roberto Maroni. Mario Mantovani è stato sindaco del comune di Arconate per più di 10 anni, ex sottosegretario alle infrastrutture, ex senatore ed ex europarlamentare del PDL, di cui era anche coordinatore regionale Lombardia. Ai tempi dei processi Ruby, Mediaset e Mis a Silvio Berlusconi, riusciva a portare dentro e fuori il Palazzo di Giustizia di Milano centinaia di fan del Cavaliere. Silvio Berlusconi l'ha definito una persona corretta, stupito lui, come il governatore Maroni, dell'arresto di Mantovani. Intanto il PD e il Movimento 5 Stelle in Regione preparano una mozione di sfiducia alla Giunta. E poi ovviamente ci sono le inchieste che riguardano Roma, non solo Roma Capitale, ma in particolare adesso quelle sulla rendicontazione dell'ex sindaco Marino, mentre si cerca ancora il nome del commissario che dovrà guidare la Capitale fino a quando, probabilmente a maggio, si andrà al voto. Le indagini, quelle della finanza sulle note spese dell'ex sindaco Marino, sono partite ieri. Le voci sul dopo sindaco erano già decollate, invece si concentrano ora su chi sarà ad assumere non la carica ma le funzioni di Marino. Perché dopo il commissariamento del partito di maggioranza, il PD, ora si aspetta anche quello della città. Come sempre, in queste occasioni non mancano i nomi in altalena, per lo più prefetti, magistrati o militari in pensione, ma nemmeno gli interrogativi, il più eccentrico dei quali riguarda proprio Gabrielli, l'uomo sul quale il governo, ad arretta alle voci, sarebbe intenzionato a impostare l'intera operazione romana. Può un prefetto autonominarsi commissario? Perché al di là della conferma poi necessaria da parte del Ministero degli Interni, è al prefetto Gabrielli che spetta la nomina del commissario, che non per nulla è definito prefettizio, con poteri identici a quelli del Consiglio, Giunta e Sindaco messi insieme, in carica di solito fino al primo turno elettorale utile. È una responsabilità non da poco, rimettere in piedi la credibilità capitolina, squassata prima ancora che da Marino dallo scandalo Mafia Capitale, il cui processo partirà il 5 di novembre, anticipato dallo stralcio riguardante Lama il 20 di questo mese e verosimilmente provata dai lavori necessari in vista di un giubileo distante ormai meno di 2 mesi. Citando il TUE, il testo unico antilocali, non potendo scegliere se stesso, Gabrielli ha escluso la possibilità del suo doppio ruolo, potrebbe però nominare un esponente della prefettura, cosa che di fatto lo renderebbe direttamente coinvolto nella gestione del commissariamento, o un esterno, un dirigente della pubblica amministrazione, un magistrato o un ex magistrato, e insieme quei subcommissari che dovrebbero formare la squadra tosta annunciata da Renzi per ripetere a Roma il successo dell'Expo milanese. Andiamo all'estero adesso perché il segretario di Stato americano John Kerry ha annunciato che presto sarà in Medio Oriente perché ha detto sarò lì per vedere se è possibile allontanarsi dal precipizio. Si riferiva ovviamente alla tensione sempre più alta fra Palestina e Israele, a particolare a Gerusalemme dove la situazione sta davvero degenerando, anche ieri 3 vittime israeliane. Dopo il sangue, i proclami e la repressione a Gerusalemme è scattata l'ora della chiusura. Sono da poco passate le 3 di notte quando dall'ufficio del premier Netanyahu arriva la comunicazione ufficiale. La polizia israeliana si legge autorizzata in seguito ai continui attacchi contro gli israeliani a imporre il blocco delle zone di scontro e incitamento alla violenza. Che tradotto vuol dire la possibile chiusura dei quartieri arabi della città, la creazione di un muro invisibile ma questa volta direttamente nel cuore di Gerusalemme.
È il segnale che la controffensiva, quella più estrema, è partita, che è diventato realtà l'annunciato pugno di ferro di Israele contro l'intifada dei coltelli che da quasi due settimane sta insanguinando la regione e che ieri ha vissuto un drammatico salto di qualità con due attacchi in quartieri ben distanti dalla città vecchia che hanno provocato la morte di due uomini e un rabbino e un altro a Rahanan, a nord di Tel Aviv. E il perché di questo provvedimento si capisce facilmente. Gli attentati degli ultimi giorni sono uniti da un drammatico filo rosso. Tutti o quasi i killer sono residenti della città santa, discendenti da quei palestinesi che hanno accettato la cittadinanza israeliana e che dunque, grazie ai documenti, possono circolare liberamente ovunque in città e in Israele. Cittadini dei quartieri arabi, appunto, come Jabal Mukhaber, dove gli scontri con la polizia durante la notte sono quotidiani. Per questo Netanyahu ha deciso di andare oltre, annunciando che ai presunti terroristi e alle loro famiglie saranno revocati i diritti di residenza permanente e le loro proprietà verranno confiscate. Non solo. Unità militari aiuteranno la polizia nelle zone più a rischio, centinaia di guardie di sicurezza saranno messe in campo per proteggere il trasporto pubblico. Si è svolto il primo dibattito televisivo negli Stati Uniti questa notte, quando da noi era questa notte, il primo dibattito, vi dicevo, fra i candidati democratici alla Casa Bianca ed è stato un confronto tutto sommato civile, poco aggressivo, sicuramente molto meno spettacolare rispetto a quello tra i repubblicani dove un ruolo da protagonista mediatico ce l'ha sempre Donald Trump. Non sembra comunque per ora, per tornare al dibattito democratico, che sia riuscito a spostare molto gli equilibri. Hillary Clinton resta ancora in testa nei sondaggi nazionali, anche se è tallonata da Bernie Sanders, considerato il candidato socialista. La Clinton è stata messa comunque alle strette veramente dagli altri solo sull'Iraq, che è il suo peccato originale, l'errore da lei in seguito riconosciuto di aver votato a favore della guerra contro Saddam Hussein, decisa dal presidente Bush. E invece adesso ci occupiamo dell'autoproclamato califfato, perché nei giorni scorsi, ricordate, si era sparsa la voce, addirittura c'era stata una iniziale conferma da parte del governo iracheno della morte del califfo di al-Baghdadi. Ebbene, di questo non c'è nessuna evidenza, mentre invece ad agosto sarebbe davvero morto il numero due dell'organizzazione. L'ISIS perde una pedina importante nella sua gerarchia del terrorismo e il numero due dell'organizzazione si chiama Fadil Ahmad al-Ayali, conosciuto anche con il nome di Abu Muslim al-Turkmani. La notizia della sua morte è stata diffusa dal sito di intelligence Sa'at, che monitora il jihadismo, e confermata dal portavoce dell'autoproclamato califfato. La sua eliminazione risalirebbe al 18 agosto scorso, quando nell'area di Mosul un drone statunitense avrebbe localizzato l'auto sulla quale viaggiava il terrorista. L'uomo, ritenuto uno dei luogotenenti più vicini al Baghdadi, era stato, come altri esponenti di spicco dell'organizzazione terroristica, uno degli ufficiali di Saddam Hussein durante il suo regime dittatoriale. Detenuto dal novembre del 2014 come al-Baghdadi a Camp Bucca, una delle prigioni americane in Iraq, una volta rilasciato si era schierato con l'ISIS. Al-Turkmani era il responsabile dello spostamento di armi, esplosivi, veicoli e persone fra Iraq e Siria. Appena tre giorni fa l'aviazione irachena aveva colpito nella provincia di Al-Anbar un piccolo convoglio di automobili a bordo delle quali ci sarebbe dovuto essere proprio Abu Bakr al-Baghdadi. Ma ancora una volta, la terza in due anni, l'autoproclamato califfo del terrore avrebbe fatto perdere le sue tracce. Nel raid ci sarebbero state alcune vittime, ma nessuno dei cadaveri ritrovati, hanno fatto sapere fonti ospedaliere locali, corrisponderebbe al leader dell'ISIS. Gli Stati Uniti, intanto, con lo scopo anche di rompere l'egemonia russa nella regione, hanno deciso di sostenere le formazioni che in Siria contrastano l'avanzata dei miliziani di al-Baghdadi. Il Pentagono, infatti, ha annunciato di aver paracadutato due giorni fa circa 50 tonnellate di armi all'esercito siriano democratico, una formazione inedita composta da un'alleanza di milizie anti-ISIS. Primo obiettivo della campagna sarà quello di liberare Raqqa, considerata la roccaforte del terrorismo in Siria. Una iniziativa, quella statunitense, che però ha già suscitato le ire di Mosca, criticata da Washington per i suoi raid aerei sul paese ed impegnata con uomini e mezzi dislocati in due basi nella zona costiera di Latakia. Il momento dello sport con il calcio, il successo di ieri sulla Norvegia, perché la nostra nazionale azzurra, che era già qualificata, si è aggiudicata con il proprio girone di qualificazione ai prossimi europei di Francia del 2016, tuttavia non sarà testa di serie. L'Italia, con fatica ma grandi meriti, supera la Norvegia conquistando il primato del girone.
Peccato invece che il netto successo del Belgio su Israele ci impedisca l'ingresso come testa di serie nel prossimo europeo. Lo stadio olimpico ha sostenuto gli azzurri verso un'impresa che sembrava compromessa a metà primo tempo e dire che dopo neanche un minuto Graziano Pelletra, il migliore in campo, ha sfiorato di testa il gol del vantaggio, imitato poco dopo da Eder, il cui tiro era deviato da un difensore. L'assetto tattico di Antonio Conte sembrava quello ideale, ma a rovinare i piani è stato il gol della Norvegia, con Tetti che di controbalzo ha infilato Buffon dal limite dell'area. Olimpico ammutolito e azzurri che hanno accusato il colpo. Il tempo di riorganizzarsi e per Pellè fallire con la specialità della casa, un gol fatto che l'Italia ha ripreso il comando delle operazioni esaltando le virtù del portiere Nilan, che anche a inizio ripresa si è opposto prima a Pellè e poi ad Eder. Ma sono stati gli innesti di Conte a cambiare la storia dell'incontro. Un 4-2-4 con Candreva, Bertolacci e soprattutto Sebastian Giovinco. Le sue accelerazioni hanno disorientato gli avversari, ma è stato Alessandro Florenzi, in assoluto il migliore in campo, a beneficiare del nuovo assetto azzurro. Suo il gol del pareggio sfruttando con fiuto da goleador l'erroraccio di Alessani. Sempre suo il regolarissimo raddoppio annullato dal tedesco Brick. Ancora suo il cross per il sinistro vincente con cui Graziano Pellè ha regalato il successo all'Italia e con Antonio Conte che ha gridato fenomeni ai suoi ragazzi. Oh, e a proposito di indagini, per chiudere, un'ultimissima notizia che riguarda i carabinieri di Roma, che proprio in questi minuti stanno eseguendo 3 ordinanze di custodia cautelare, 3 arresti, ma anche una serie di perquisizioni e di sequestri a carico di 2 imprenditori e un funzionario del Dipartimento dello Sviluppo, Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale. L'accusa è di corruzione e turbata libertà degli incanti. Che cosa è successo? Che nel corso delle indagini è emerso che Luigi Martella e Alessio Ferrari, che sono 2 imprenditori al centro di una filiera di imprese, il 27 settembre scorso, al fine di turbare le gare d'appalto per la manutenzione e la sorveglianza delle strade della grande viabilità, hanno consegnato a un funzionario del Dipartimento di Roma Capitale 2.000 euro in contanti in cambio di informazioni riservate. E questo è solo l'inizio. Sono le 7.50, io mi fermo qui, adesso c'è la pubblicità, poi torno a Paolo Sottocorona per le previsioni del tempo, dopodiché c'è Omnibus con Gaia Tortora, noi ci rivediamo invece domani mattina, siamo in onda dalle 6.50, se volete ci siamo, buona giornata.